programma offerto da Ceramiche Appia Nuova. Le immagini che stiamo vedendo sono quelle del progetto e della successiva realizzazione di una enoteca. Situata nel quartiere Eur di Roma, nella zona del Serafico, è un progetto voluto da un committente, una donna, quindi un cliente privato, che ha voluto realizzare questo luogo, piuttosto che un negozio vero e proprio, per vendere e per la mescita del buon vino. È stato creato questo ambiente molto, molto particolare, quasi da ambiente domestico, per far sì che i clienti si potessero sentire quasi a casa, a loro agio nel degustare del vino, e quindi in un ambiente così casalingo e così caldo abbiamo dovuto rispettare anche quindi le esigenze della nostra cliente, che voleva in particolar modo che le persone che entrassero in questo luogo potessero degustare, quindi comprare vino scelto da loro. Sono stati realizzati degli accorgimenti particolari sia per quanto riguarda la scelta dei materiali, dei mobili e quindi dell'arredamento, e non si è scelto un arredamento, diciamo, di produzione, ma tutto è stato realizzato con piccoli mobili che aveva a disposizione la nostra cliente, e quello che invece è stato realizzato è stato fatto tutto su disegno e realizzato da artigiani come sia il fabbro che il falegname, come stiamo vedendo in questa realizzazione sia della parte di esposizione dei vini sia nella parte del bancone. Benvenuti, nuovo appuntamento con Work in Progress. Quello che avete appena visto è il tema introdotto di questa settimana. Con noi l'architetto Andrea Garibaldi, benvenuto. Salve. L'architetto Raffaella Caffarelli, benvenuta. E il responsabile comunicazione ceramiche Appia Nuova, Stefano Donati, benvenuto. Salve. Architetto, io direi a questo punto, dopo questo commento, di partire proprio da lei. Come nasce l'idea di questo progetto? Allora, il progetto nasce da un'idea di una nostra cliente che voleva creare un luogo dove poter degustare tranquillamente del buon vino. E quindi abbiamo unito la parte della degustazione anche alla parte di vendita. E il tutto ovviamente doveva essere realizzato secondo le esigenze della nostra cliente, che abbiamo anche capito durante successivi incontri, perché ovviamente l'idea di un cliente è sempre difficile poterla trasferire direttamente in un progetto, soprattutto quando si tratta di un progetto che nasce proprio anche dalla sensibilità del cliente stesso. E in questo caso appunto l'esigenza fondamentale era quella di ricreare un ambiente domestico, pur essendo un luogo di vendita, quindi un luogo di vendita aperto al pubblico, su strada, ma allo stesso tempo chi entra in questo posto doveva anche sentirsi, come possiamo dire, proprio a casa, quindi l'idea stessa di poter entrare qui, leggere il giornale, fumarsi una sigaretta, leggere un libro e trascorrere del tempo tranquillamente, possiamo dire in pace, e lasciare fuori, proprio come si fa entrando in casa, tutti i problemi che uno può avere. Quindi il progetto è stato proprio seguito nel dettaglio, sia per la cura degli spazi, sia per le esigenze normative, e sia sempre appunto dall'idea progettuale della nostra cliente. Il tutto è stato possibile, abbiamo avuto anche delle problematiche in quanto i metri quadrati sono pochi, nel poter quindi dividere lo spazio in più zone necessarie appunto per le vendite, per la mescita,
per lo stare seduti a leggere il buon vino e la parte anche a servizio del negozio stesso, come appunto un magazzino, un bagno e la parte spogliatoio per il personale. E comunque il progetto è stato realizzato dopo, possiamo dire anche a fatica, perché con successivi incontri avuti con il cliente e noi architetti siamo comunque alla fine riusciti a realizzare quello che il cliente voleva, anche dalla idea progettuale che abbiamo sviluppato inizialmente. Il progetto finale è stato esattamente quello che il nostro cliente aveva in mente. Architetto Caffarelli, noi abbiamo notato, vedendo questo video, che c'era proprio un ambiente nell'ambiente. Sì, ecco, tutte queste attività di cui ha parlato il mio collega si svolgono effettivamente in un unico ambiente che abbiamo visto è di dimensioni, abbiamo detto, è di dimensioni piuttosto ridotte. Quindi è stato necessario riuscire a creare una zona di incontro, un punto di incontro tra tutte le varie attività. Anche per mettere l'ospite che entra nel locale nelle condizioni di poter fare una scelta, cioè scegliere di stare direttamente al banco per degustare un buon vino o appunto i prodotti tipici dell'enoteca, oppure scegliere di stare nella zona vera e propria detta di ristoro, quindi sedendo ad un tavolino comodamente e rimanervi anche per qualche minuto o più, oppure scegliere di entrare magari nella sala che noi abbiamo definito, che è effettivamente una sala fumatori, ma che è questo proprio il nostro ambiente nell'ambiente, cioè una zona in cui è possibile, una zona comunque separata dalla zona di vendita vera e propria, ma integrata allo stesso tempo con essa. In che modo? Attraverso la trasparenza del vetro, perché abbiamo pensato ad una soluzione consta di una parete completamente vetrata. Abbiamo creato una parete poligonale, una vetrata vera e propria poligonale, dalla quale si accede, appunto dalla zona vendita, si accede alla sala fumatori. E in questo modo l'ospite che entra all'interno della sala fumatori si trova in un ambiente partecipato, un ambiente in cui vive sia quello che appunto accade al di fuori dell'enoteca stessa, sia quello che invece avviene all'interno della sala propriamente principale, ecco, dell'enoteca. Stefano Donati, ma un progetto come questo si va quindi ad incasellare in un preciso piano di marketing? Sì, diciamo che in questo caso, come dovrebbe essere di norma, l'imprenditore aveva di fondo un'idea estremamente chiara di quello che voleva poi offrire al proprio pubblico e di quella che doveva essere la filosofia che doveva emergere dalla propria attività. Ora, questo è un aspetto fondamentale, anche perché oggi come oggi, appunto, non soltanto per quello che riguarda chiaramente il commercio nel campo delle enoteche, ma in qualsiasi ramo commerciale noi ci troviamo, per far sì che un'idea sia vincente o che comunque abbia le potenzialità per poter essere vincente sul mercato, deve essere estremamente chiara, forte e caratteristica. Questo permette all'imprenditore non soltanto di gestire la sua impresa in maniera tale che sia riconoscibile al proprio pubblico, ma permette, visto che in molti casi parliamo di un qualche cosa che comunque va costruito e quindi anche l'ambiente dove poi questa impresa si dovrà esercitare, dovrà essere costruito da capo, permetterà proprio di far sì che l'imprenditore trasferisca in maniera la più semplice possibile al professionista, che in questo caso è l'architetto, figura fondamentale in questi casi, proprio perché per la sua estrema interdisciplinarità riesce poi a tradurre in pratica quello che di fondo è un concetto, una filosofia, è un pensiero, e quindi più l'idea è chiara, più sarà facile per l'architetto tradurla in qualche cosa di concreto. Ora, oggi come oggi non si può prescindere da questo, ecco perché è effettivamente corretto parlare di marketing. In questo caso la nostra cliente, la nostra signora, parte avvantaggiata, perché di fondo aveva un'idea chiara, è riuscita a trasmetterla e la realizzazione che abbiamo visto è sicuramente una realizzazione eccellente rispetto a quella che era la filosofia che si voleva esprimere. Quindi immagino che le persone che effettivamente approcciano ed entrano in questa enoteca
sicuramente respireranno fin da subito quello che era lo spirito che si voleva loro trasmettere. E questo spirito noi continueremo a respirarlo più avanti, adesso però è arrivato il momento di guardare insieme la rubrica curata per noi anche questa settimana dall'architetto Luca Montuori, Percorsi visivi. Scienza o arte del costruire? Questo è uno dei quesiti che spesso Pierluigi Nervi si è posto durante il suo grande periodo di produzione artistica. Pierluigi Nervi era un ingegnere che riusciva ad unire la creatività dell'architetto, la scientificità dell'ingegneria e la capacità operosa dell'impresa di costruzioni. Oggi parliamo dello Stadio Flaminio a Roma, che forse non è una delle sue opere più eclatanti, però è l'opera che meglio riassume in sé queste sue diverse caratteristiche. Queste caratteristiche lo portarono non solo appunto ad avere uno studio di progettazione, ma anche a fondare un'impresa di costruzioni con la quale sperimentare nuovi materiali, metodi di prefabbricazione e tante altre tecnologie che poi diventeranno tipiche del suo modo di realizzare. Infatti Pevsner, un famoso storico dell'architettura, lo definì il più geniale modellatore dei nostri tempi e la fama di Pierluigi Nervi fu anche più grande all'estero che in Italia. Questo lo portò anche a diversi progetti importanti a New York, a San Francisco e in tutto il mondo. Lo Stadio Flaminio è un'opera che è legata soprattutto all'evento delle Olimpiadi a Roma nel 1960 ed è uno stadio che solo apparentemente si può definire semplice. Infatti lo stesso Pierluigi Nervi disse che lo impegnò molto più del previsto il progetto di questo manufatto. Infatti univa una complessità del programma che richiedeva, oltre alla costruzione di uno stadio, la realizzazione al suo interno di diverse palestre, 5, e di una piscina olimpionica, e soprattutto che richiedeva che venisse realizzato con metodi costruttivi che ne permettessero la realizzazione senza dover troppo invadere le aree vicine e soprattutto restando sul sedime dello stadio che precedentemente esisteva. Per questo Pierluigi Nervi realizzò delle strutture in opera, in cemento armato, delle eleganti travi che ancora oggi sono visibili, nonché prevedette la realizzazione di alcuni elementi prefabbricati che furono montati a secco senza alcuna finitura. Questo gli permise di avere un cantiere estremamente veloce, estremamente pratico e poco invasivo. Ma se guardiamo quest'opera soltanto dal suo punto di vista tecnico, forse faremo un torto. Infatti l'invaso dello Stadio Flaminio si inserisce alle pendici della collina dei Monti Parioli, accogliendo al suo interno questa parte di paesaggio così importante e così tipica un po' del paesaggio romano, appunto. La collina con sopra gli edifici dei Parioli, con i pini che sulla sommità, diciamo, caratterizzano più di altri quello che è un elemento caratteristico di Roma. Al suo interno lo Stadio Flaminio poteva accogliere fino a 24.000 persone ed oggi pone un problema non secondario, che è quello del suo utilizzo, così come gran parte dell'architettura moderna fa. Una delle sfide che sicuramente bisogna raccogliere è la capacità di continuare a far vivere queste grandi opere anche all'interno di una città che forse non ne ha più strettamente bisogno. Tornati in studio con Work in Progress, stavamo parlando di un'enoteca del cui progetto abbiamo qui gli autori, l'architetto Andrea Garibaldi e l'architetto Raffaella Caffarelli. Ecco, architetto Garibaldi, non abbiamo ancora affrontato però il tema dei materiali utilizzati in questo progetto. La scelta e l'uso dei materiali è stato molto curato. Diciamo che il primo materiale che abbiamo voluto usare è stato il vetro. Perché il vetro? Il vetro perché ci dava quella trasparenza di cui avevamo necessità, che l'enoteca si vedesse appunto dalla strada e attraverso il vetro e giungesse, diciamo, l'attività che viene svolta nell'enoteca. E come diciamo prima, quell'ambiente nell'ambiente, abbiamo usato il vetro per creare la saletta fumatori, una saletta appunto che aveva bisogno di questa trasparenza, in quanto molto piccola per 5 persone,
e quindi che l'ospite doveva sentirsi praticamente in un luogo comunque aperto, quindi un luogo dentro l'ambiente stesso, e il vetro ci ha permesso questa trasparenza. Abbiamo usato ovviamente un vetro secondo le normative, quindi un vetro stratificato, in cui l'uso consiste appunto quello di unire due lastre tramite una pellicola plastica interna, e per far sì che se il vetro viene urtato accidentalmente non si rompa e quindi non rechi danno a nessuno, ma rimane in sito fino a che non viene sostituito del tutto. E queste grandi vetrate, come abbiamo visto dalle foto, sono state realizzate in ferro. Abbiamo scelto il ferro anziché il legno, perché il ferro ovviamente è un materiale che ci dà una possibilità strutturale diversa, e quindi anche la sezione stessa è minore rispetto al legno. Ha una maggior durata e quindi anche contro, diciamo, gli agenti atmosferici il ferro dura di più. E per questo è consigliabile usarlo in questi spazi piccoli. Il ferro in questo caso è stato anche trattato, un po' antichizzato e verniciato per diciamo, creare un effetto un po' usato, diciamo, un po' antico dello stesso. E sono state anche disegnate tutte le borchiature che abbiamo visto, la maniglia e tutti i dettagli che volevamo far trasparire nel nostro progetto. E le vetrate in vetro invece sono state unite con del silicone per evitare di appesantirle ulteriormente apposta dall'infisso in ferro. Però questa trasparenza quindi l'abbiamo sia dall'esterno verso l'interno che dall'interno guardando fuori si ha comunque tutta questa trasparenza e tutto l'ambiente viene percepito nella sua interezza. E un altro materiale usato che quindi ci ha permesso di unire le varie funzioni, quindi quella della saletta fumatori, della zona di vendita, della zona di mescita, è stata la pavimentazione scelta, quindi una pavimentazione del cotto che ci crea un aspetto molto caldo del locale stesso. La scelta dei materiali è stata condizionata proprio dall'idea di rendere questo ambiente il più familiare possibile, il più intimo possibile. Quindi in questi materiali si è prediletto quelli che sono i materiali propri della tradizione. Quindi, come diceva il mio collega, appunto il vetro, il ferro, la pietra che abbiamo utilizzata in una parte dell'enoteca, nella sala fumatori, e il cotto per l'appunto, per la pavimentazione. Ecco, la scelta del cotto in particolare è una scelta sì condizionata dal fatto di utilizzare un materiale che ricorda quindi l'antico, e questo anche grazie al suo trattamento superficiale. Abbiamo cioè tenuto conto del fatto che il cotto di per sé è un materiale che assorbe molta umidità e quindi appunto con una variazione percentuale dal 5 al 15% e necessariamente serve un trattamento adeguato in maniera tale che il materiale stesso rimanga in qualche modo sia sempre traspirante, quindi si mantenga questa traspirabilità e allo stesso tempo non si rovini nel tempo. Quindi il trattamento superficiale è una delle condizioni, una degli aspetti fondamentali. E, oltre a questo materiale, per l'appunto, dicevo prima, abbiamo utilizzato invece la pietra. La pietra come tipo di rivestimento per una parete in particolare, una parete della sala fumatori, unica parete cieca all'interno di questa piccola saletta. E che appunto, come diceva il mio collega, è una saletta predisposta per l'accesso e la presenza di sole 5 persone, date appunto le dimensioni ridotte di tutto l'ambiente, ma dell'ambiente della saletta fumatori in particolare. Quindi massima appunto trasparenza attraverso queste due pareti vetrate, l'una rettilinea e l'altra invece poligonale, e un'unica parete cieca che però si estende per un'altezza notevole, perché appunto il nostro ambiente era sì molto piccolo ma anche molto alto.
per cui la parte della saletta fumatori è stata mantenuta a tutta altezza, per cui abbiamo mantenuto i 4 metri, 3,90 m per l'esattezza, di altezza, e la parete si estende quindi per tutta questa estensione, e mentre nella sala principale abbiamo ridotto l'altezza quel tanto necessario per l'alloggiamento degli impianti di climatizzazione. Parliamo di impianti di climatizzazione in quanto gli impianti sono duplici all'interno della nostra enoteca. Un impianto di climatizzazione per la sala principale di adeguata ovviamente struttura, e un impianto separato invece per la sala fumatori. E proprio in merito parlavamo di sala fumatori, per quanto riguarda invece le norme vigenti, facevamo degli accenni anche alle leggi che ci sono in questo momento in vigore, e vogliamo ascoltare l'architetto Aldo Olivo, consigliere nazionale della Federarchitetti. La sicurezza nei cantieri. Tutti noi conosciamo le norme sulla sicurezza, la 626 è conosciuta da tutti quanti perché significa regolamenta, diciamo, tutto quello che è il mondo della sicurezza nei posti di lavoro, eccetera. Per quello che riguarda l'edilizia esiste la 494, che è proprio per i cantieri temporanei e mobili. La cosa determinante però è che bisogna anche comprendere che alcuni aspetti normativi non riguardano solamente il mondo dei professionisti, ma riguardano in realtà la collettività, anche il committente. E l'esempio della sicurezza è un esempio estremamente lampante, se vogliamo, è molto, molto chiaro. Perché? Perché in fondo la sicurezza, diciamo la 494, è del 96. Questa è una data importante perché è, come dire, uno spartiacque. Mentre prima tutto quello che afferiva alla sicurezza era di responsabilità dell'impresa, era una responsabilità che cadeva su chi eseguiva i lavori, dal 96 in poi con questa legge si ribalta il ragionamento, il responsabile comunque ultimo è il committente. E allora questo è un passaggio estremamente importante, perché non solo il committente deve incaricare una persona competente, una persona che in qualche maniera abbia i requisiti e deve controllare che questi requisiti ci siano, ma comunque questo non lo esime dal dover controllare anche il lavoro dell'architetto, del tecnico comunque incaricato. Allora questo che cosa significa? Significa che si è costruito una catena di responsabilità che in qualche maniera è estremamente importante per il controllo finale, perché dove viene a mancare uno di questi anelli, in qualche maniera deve subentrare un controllo fatto da terzi. E allora la legge su questo, ripeto, è molto chiara, dà delle responsabilità molto indicate, e quindi questo lo sto dicendo perché è un passaggio estremamente importante. Io vorrei che si capisse che ci sono degli aspetti legati alla norma, alle norme che regolamentano il mondo dell'edilizia, che non sono un problema dei tecnici, ma sono un problema della collettività, e quindi è bene che queste ricadute che ci sono a tutti i livelli debbano essere in qualche maniera un patrimonio comune, perché altrimenti ci ritroveremmo con dei meccanismi alterati. Cioè, che vuol dire? Vuol dire che in qualche maniera il committente, una volta che ha dato l'incarico, non può disinteressarsi di quello che avviene. Immaginate che, per esempio, in un lavoro condominiale, che in una città come Roma è usuale, la responsabilità, cioè il ruolo del committente, lo fa l'amministratore. Ma ci sono tantissimi casi in cui poi la responsabilità del committente, immaginiamo la casa alla villetta privata, tutta una serie di edifici individuali, singoli, fatti di due proprietari, eccetera, cade direttamente sul proprietario. E quindi è, come dire, molto importante che si comprenda questo aspetto per far sì che non si deleghi in maniera, come dire, spensierata a dei tecnici qualcosa che comunque è una propria responsabilità. Dalle norme vigenti ai materiali, una scelta importante anche in termini di comunicazione, nel caso appunto di questa enoteca, Stefano Donati. Sicuramente la scelta dei materiali è una scelta fondamentale, sia essa per un'attività commerciale, sia chiaramente per le nostre abitazioni private. È ovvio che quando parliamo di attività commerciali questo è ancora più importante, per il fatto che comunque dobbiamo appunto trasferire un'immagine soprattutto. Ma non mi soffermerei soltanto all'immagine, perché oltre all'aspetto visivo ricordiamoci appunto che un materiale è caratterizzato anche dall'aspetto tattile. Questo permette chiaramente alla persona che entra in un determinato contesto proprio di immergersi in una determinata realtà.
quella realtà che l'imprenditore vuole appunto far apparire e far vivere al proprio cliente. La stessa cosa accade dentro casa essenzialmente, cioè ognuno di noi poi va a ristrutturare la propria casa secondo quello che è il proprio sentire, il proprio essere, e quindi sceglie anche i materiali più appropriati non soltanto per se stesso ma per dimostrare un po' agli altri quello che realmente è e comunicarlo all'esterno. Oggi poi il mercato ci agevola molto nell'esprimere la nostra personalità, infatti la scelta dei materiali che troviamo in commercio è estremamente ampia e questo ci permette appunto di svariare anche da uno stile all'altro con estrema disinvoltura. C'è da dire anche un'altra cosa molto importante. Molte volte è luogo comune pensare che un materiale che visivamente risulta molto bello e accattivante sia anche per forza di cose estremamente costoso. Questo non è vero a priori. Anzi, c'è da dire appunto che oggi la tecnologia ci permette di avere in produzione, quindi poi in vendita, dei materiali che hanno una resa visiva ed estetica estremamente bella, ma a costi tutto sommato accettabilissimi. E questo vale sia appunto per prodotti che possono essere impiegati in casa, esattamente come per prodotti che vengono impiegati in attività commerciali, che poi sostanzialmente sono gli stessi, cioè cambia semplicemente l'uso. Lì la bravura appunto è demandata più che altro all'architetto, che sa miscelare con questi materiali queste filosofie di fondo che la persona, che il committente vuole trasferire all'esterno. Ma per saperne di più proprio di filosofia applicata alle attività commerciali, andiamo a vedere la rubrica curata anche questa settimana per noi dall'architetto Claudio Presta. Il libro che voglio presentarvi oggi è di Gian Piero Aloi, Alberghi, motel, ristoranti per Epli Editrice. Epli Editrice è una casa che ha fatto molti manuali interessantissimi, soprattutto in un periodo passato. Questo libro infatti è del 1961 e magari non è facile trovarlo in commercio, però è importante che quando capitasse una pubblicazione di una certa datazione ci si affacci per vedere un po' quali sono i predecessori degli edifici, dei nostri edifici contemporanei. L'albergo in sostanza è una delle tipologie edilizie realizzate tra le prime della civiltà organizzata. In effetti serviva per gli spostamenti, ci vengono in mente i pellegrinaggi che avevano come meta un santuario, e questi luoghi di sosta servivano per far fermare i pellegrini che si incontravano in un coacervo anche di etnie. E questa è la caratteristica che rimane un po' dell'albergo, la presenza in questi luoghi di caratteristiche di popolazioni diverse. Come dice Gillo Dolfers nella prefazione, gli alberghi si dividono sostanzialmente in tre grandi categorie. L'albergo stagionale, dove ci si reca per passare un certo periodo di tempo vicino alle spiagge o nei luoghi innevati, per esempio, oppure il grande albergo di città, dove ci si ferma perché si ha bisogno di stare un certo periodo in una certa città, e poi i motel, che sono luoghi di passaggio, sono su un percorso e servono esclusivamente per riposarsi, per un pernotto o per rilassare le membra e riprendere il viaggio. È molto importante poi che l'albergo, come si vede in questa pubblicazione e che forse sono caratteristiche che ha perduto, si inserisce nel luogo. In questa pubblicazione vengono trattati sostanzialmente alberghi e sono anche di grandi architetti, vediamo Mies, c'è Neutra, c'è Zanuso per l'Italia, c'è Detti, che ambientano questi edifici in luoghi che non stridono con l'ambiente circostante. Diciamo, questa è una caratteristica che appartiene più ai alberghi turistici e ai motel che non agli alberghi di città, che invece devono avere un'attrattiva e quindi essere ben visibili. Un altro aspetto che viene curato abbastanza è quello dell'arredo dentro l'albergo, che ritengo in qualche modo debba essere in un certo senso ridondante, perché essendo luoghi per una sosta breve è bene che siano un po' attrattivi, anche forse eccessivi, anche perché spesso i luoghi che sono più misurati, più pacati nella loro immagine, spesso danno un senso di non accoglienza, di tristezza, mentre questa ridondanza spesso dà il senso della piacevolezza dello stare insieme.
Per tornare al nostro progetto, architetto Garibaldi, per meglio spiegare anche al pubblico a casa l'iter che si è seguito nella realizzazione di questo progetto, potremmo fare un breve schema? Allora, noi ci trovavamo di fronte al negozio preesistente, che consisteva, diciamo, in un grosso rettangolo abbastanza stretto e lungo di una superficie di 55 metri quadrati, con l'ingresso dalla parte porticata qui davanti e un grande spazio quadrato della zona vendita e dietro la zona di magazzino e dei servizi. Quindi il nostro progetto doveva trasformarsi quindi da questa idea della nostra cliente nella realizzazione su carta di tutti gli spazi di cui avevamo necessità. Quindi in questo spazio dovevamo realizzare la saletta fumatori, la zona del bancone per la mescita del vino, la zona della vendita e tutta la parte inerente ai servizi. Il progetto quindi era vincolato dall'entrata che si trova in questa posizione. Per ampliare lo spazio abbiamo quindi creato questa saletta fumatori con un andamento prima curvilineo, poi poligonale, dovuto appunto dall'esigenza di fare questa vetrata, e dalla zona del bancone della vendita posizionato a 45 gradi rispetto all'orientamento del negozio. Questo ci permetteva di ampliare un po' il raggio visivo del cliente una volta che entrando aveva questa direzione data dalla saletta fumatori, questo banco a 45 gradi, questa parete di nuovo a 45 gradi che divideva, diciamo, quindi la zona di vendita dallo spazio retrostante che serviva appunto per la zona del magazzino posizionato in questa parte, la zona del bagno che abbiamo dovuto realizzare secondo le normative per i portatori di handicap e quindi creare anche un antibagno e un antibagno qui e una zona per lo spogliatoio del personale. Quindi abbiamo creato in questi pochi spazi, abbiamo detto, una sala, un bancone, una zona della vendita con l'esposizione di tutti i vini, una parte destinata al magazzino e il bagno handicap, di cui magari parleremo più tardi. Allo stesso tempo abbiamo dovuto avere un antibagno, sempre per rispettare le normative, e uno spogliatoio, come dicevo prima. Quindi questo progetto, ruotando così questa disposizione delle nuove tramezzature a 45 gradi e questa saletta con questo andamento, ci ha permesso di allargare visivamente lo spazio e quindi dare un'immagine più un po' falsata della realtà in cui lo spazio viene ingrandito dal semplice modo in cui sono stati ruotati i muri. Bene, io direi di continuare a parlarne e lo faremo subito dopo una breve pausa pubblicitaria, perciò non ve ne andate, restate con noi. A tra poco. Siamo tornati in studio con Work in Progress, parlavamo appunto di questo progetto di un'enoteca e l'architetto Garibaldi ci ha appena fatto vedere un breve schema, insomma, di come si è seguito l'iter per la realizzazione di questo progetto e ci diceva è stato inserito anche un bagno per portatori di handicap. Sì, esattamente, nella zona di servizio abbiamo dovuto mettere, rispettando le normative per gli handicappati, questo bagno. Però abbiamo cercato, pur rispettando le normative, di renderlo uniforme, diciamo, sia con il resto dell'ambiente, sia per quanto riguarda i materiali scelti, sia per quanto riguarda anche le colorazioni usate. Infatti abbiamo usato la stessa pavimentazione usata per tutto quanto la parte dei servizi e per le ceramiche dei rivestimenti abbiamo usato gli stessi colori scelti appunto per tutta l'enoteca. Il bagno quindi rispetta le normative, quindi chi siede su una sedia a rotelle può tranquillamente averne accesso, cercando però di dare quel tono e quel calore che si è entra appunto nell'enoteca. Anche perché spesso questi bagni sono un po' angusti, invece sì, in questo caso è stata sì. Restituita anche una certa... Angusti, tristi, anche colori molto spenti, quindi questi maniglioni che devono essere comunque usati, questi servizi igienici un po' di forme inusuali per noi. Non abbiamo voluto noi. Far sentire diversi... Esattamente, è un bagno con un rivestimento insomma di tutto sì, rispetto. Sì, infatti.
Però abbiamo anche notato, dalle immagini che stiamo anche vedendo in sovraimpressione, l'uso di una pietra molto particolare all'interno della sala fumatori. Come mai questa scelta della pietra? Sì, la scelta della pietra è, come dicevamo anche prima, in precedenza, è motivata dal fatto di voler in qualche modo caratterizzare questa saletta fumatori, l'unica parete cieca presente nella saletta fumatori, e in un modo particolare, cioè attraverso l'utilizzo di una pietra che nasce da un impasto. È un impasto di pietre naturali che vengono poi successivamente macinate e arricchite con del cemento alleggerito e vanno poi a creare in realtà degli elementi che sono molto simili alle pietre vere e proprie, pur essendo appunto trattate, quindi subendo questo trattamento. La pietra che abbiamo visto nelle immagini è stata assemblata in vari modi, cioè è stata utilizzata innanzitutto una pietra di diverso formato, quindi c'è in particolare la pietra alpina, per esempio, che è di dimensioni molto più grandi, anche più irregolari, la pietra roccia, denominata roccia, che invece ha delle dimensioni più regolari, anche più contenute e uno spessore anche inferiore, e il tutto intervallato con ciottoli di fiume e anche mattoni, listelli di mattoni, in modo da creare appunto una parete completamente disomogenea, che risultasse il più possibile simile alla parete in muratura antica. E questo, oltre a questo, all'utilizzo di questa pietra, poi sono stati inseriti dei coppi, come si vede nella parte superiore della parete, la parte più alta, per l'alloggiamento delle bottiglie. Quindi il coppo è stato disposto sovrapponendo praticamente un coppo sottostante e l'altro speculare al di sopra, leggermente inclinati, proprio per consentire l'alloggiamento delle bottiglie stesse. Ecco, ma dalle immagini vediamo anche che il bancone, che poi è dove si serve anche insomma al pubblico, è molto singolare, è stato fatto appositamente per questa committente. Sì, il bancone è stato prima disegnato e poi realizzato dal falegname e dal fabbro, quindi abbiamo avuto due maestranze che hanno lavorato insieme sul nostro disegno, in quanto è stato realizzato per la parte con del legno massello per quanto riguarda sia la parte superiore del bancone, della zona di mescita del vino, sia per quanto riguarda, diciamo, il prospetto del bancone stesso. E prima si era pensato di fare un muretto e di prendere una pietra, poi abbiamo invece realizzato e ipotizzato questo accostamento di due materiali, quali il legno massello e diciamo, delle costronature di ferro battuto. E sia dal disegno che dalla realizzazione ci è sembrata un'idea molto, molto particolare e soprattutto unica, perché questo bancone è un pezzo veramente unico e realizzato e poi montato in sito. E sopra il bancone, abbiamo visto prima dalle immagini, ci sono queste mensole che reggono sia le bottiglie sia i bicchieri per la mescita. Pure questo è stato realizzato con del ferro battuto sul nostro disegno e dalle tavole in legno massello. I particolari sono anche i reggi bicchieri e, diciamo, come abbiamo visto dalle foto, anche dal ferro battuto che è stato messo intorno ai faretti, proprio per avere sempre comunque questa idea di materiale, dell'antico materiale usato e riproposto in forme antiche ma nel contemporaneo. E proprio a proposito di materiali molto particolari usati proprio in esercizi commerciali, sentiamo la chicca che ci vuole raccontare questa settimana l'architetto Mattia Darò per la rubrica Lo sapevate che? Lo sapevate che da un LED, da un puntino luminoso, si può arrivare ad un enorme maxi schermo che ci proietta immagini che provengono da tutto il mondo? Voglio parlare della tecnologia del LED wall, cioè dei veri e propri muri luminosi che proiettano immagine. L'ultimo ritrovato tecnologico che ha sopravanzato quello del vecchio video wall. Il LED wall deriva chiaramente dalla tecnologia dei LED, ovvero Light Emitting Diode, è un diodo ad emissione di luce.
Il diodo praticamente è un meccanismo elettrico che permette il flusso della corrente in un senso e lo blocca invece nell'altro. Quindi i puntini luminosi vanno a ricreare come una sorta di pixel, del sistema pixel dei computer, vanno a ricreare il mosaico dell'intera immagine unitaria che si vuole trasmettere. Questi maxi schermi sono ormai presenti ovunque, dai grandi avvenimenti. Basti pensare per esempio al grande evento per i funerali di Papa Wojtyla, dove in tutta Roma erano stati piazzati degli enormi LED wall per permettere ai fedeli di seguire la manifestazione, o in un altro modo si pensi anche agli stadi, dove spesso appunto sono presenti questi LED wall che mandano filmati e i replay delle varie azioni delle partite. Il LED wall è costituito, tra l'altro, oltre appunto dai puntini luminosi, è costituito da dei moduli scatolari, che sono dei moduli all'incirca di 50 cm per 50 cm, profondi una quindicina, che poi sono assemblati insieme a ricreare appunto l'intero schermo a seconda poi delle necessità di quanto grande si vuole fare. La cosa divertente e creativa che alcuni architetti hanno potuto sperimentare è quella di usare queste componenti modulari del LED wall per ritagliare ad uso decorativo, cioè per ritagliare frammenti di immagine come delle strisce di immagine composti da questi moduli anche liberamente assemblati assieme, in modo tale che avessero un impatto su uno stand fieristico come nelle grandi fiere o appunto magari su delle architetture d'interni o commerciali, grandi cinema per dare qualche messaggio pubblicitari, o nelle scenografie televisive, queste spesso sono molto utilizzati. Si pensi anche per esempio a Sanremo, dove appunto la tecnologia LED è stata utilizzata in qualche modo nelle gradinate per permettere un certo tipo di illuminazione diffusa e spettacolare. Ringraziamo l'architetto Mattia Darò per questo prezioso consiglio. E a proposito quindi di attività vincenti, a questo punto il progetto commerciale, una volta finito, già di per sé potrebbe essere vincente? Beh, quando parliamo di progetto e quindi tutto quello che è inerente poi al lavoro che abbiamo visto svolgere fino adesso in maniera egregia dagli architetti, è chiaro che di per sé lo potremmo già definire vincente. Però poi chiaramente questo è un punto d'inizio invece per l'imprenditore, ovvero l'imprenditore aveva un'idea molto forte, molto chiara, che è stata trasferita nella maniera adeguata all'architetto e l'architetto ha fatto un lavoro egregio in fase di realizzazione. Ora sta alla bravura del nostro imprenditore gestirla e far sì che la forza di questa idea appunto non venga meno proprio nella gestione quotidiana e quindi nel fare attenzione a tutti quei piccoli dettagli che poi effettivamente fanno sì che il cliente, entrando dentro quella specifica attività, si ritrovi effettivamente a casa sua, perché poi era questo il punto di partenza, il punto focale da cui si era partiti. Se vogliamo estendere chiaramente il discorso a una attività diciamo generica e non specificatamente all'enoteca che abbiamo visto, chiaramente dobbiamo dire questo, cioè non è facile oggi come oggi, proprio per la situazione economica e di mercato in cui ci troviamo, far sì che un'idea o una buona realizzazione della stessa in termini progettuali basti a far sì che quell'attività vada bene e sia vincente. Le variabili che entrano in gioco sono tantissime e forse una cosa su cui bisogna fare particolarmente attenzione è la coerenza delle azioni che si vanno a fare. L'imprenditore deve essere particolarmente bravo ad essere coerente tra quello che ha in testa e quello che poi appunto va quotidianamente a fare nell'attività, sia lui che i suoi collaboratori. E poi anche quando si va in comunicazione all'esterno, quindi nel trasferire queste idee, ad esempio a livello pubblicitario, bisogna sempre ricorrere ai professionisti, quindi non lasciare mai niente al caso. Esattamente come se ho un'idea è meglio che forse mi affido a un architetto per realizzare un progetto relativo ad un negozio, ad una struttura. Se voglio comunicare poi all'esterno la mia attività, mi devo comunque rivolgere ad un professionista di quel campo specifico, perché ogni attività ha una sua particolare peculiarità e professionalità che non può venir meno.
Quindi per massimizzare tutti quelli che possono essere appunto i punti di forza di un'attività, bisogna sempre e comunque rivolgersi a del personale che è specializzato in quel tipo di lavoro e cercare poi quotidianamente di non perdere mai di vista quella famosa idea iniziale che, da cui eravamo partiti. Nell'ultimo decennio si è assistito a una grande rivalutazione del vino, questa nobile bevanda. Di conseguenza il modo di avvicinarsi alle enoteche è cambiato. La gente non va più in un'enoteca per acquistare una bottiglia, ma per conoscere la storia del vino, la tradizione che c'è dietro quella bevanda, e di conseguenza diventano nuovi punti di incontro. E una volta si entrava in un'enoteca e si avevano solamente un'esposizione di bottiglie. Oggigiorno diventano piccoli salotti dove incontrarsi, dove in realtà degustare del buon vino, magari affiancandolo con ottimi formaggi. E quindi l'architettura segue queste esigenze e i progettisti cercano di continuare quella che era la tradizione originale delle enoteche con questi nuovi interventi legati ai salotti e quindi spazi sempre più accoglienti che rendano più piacevole la sosta all'interno dell'enoteca, dove non è più un punto per entrare, acquistare e uscire, ma in realtà sostare, parlare, conoscere, incontrarsi e bere un buon vino. Nonostante stia cambiando il modo e la concezione delle enoteche, uno dei punti fermi che comunque è invariante sono i materiali. Materiali naturali che sono sempre stati vicino al vino, come il legno, il cotto, che ricordano le vecchie cantine dove comunque viene ancora realizzata questa preziosa bevanda, vengono riproposti all'interno di questi spazi con eventualmente tagli un pochino più contemporanei, con finiture sicuramente più recenti, ma che rendano sempre e comunque spazi accoglienti, proprio non solo per ricordare la tradizione, ma per far sì che le persone stiano a loro agio a degustare un ottimo vino. Direi, prima di chiudere questa puntata, vorremmo dare un consiglio agli utenti che ci seguono da casa. Architetto Garibaldi e architetto Caffarelli, che cosa vogliamo consigliare a chi si vuole prestare magari ad una ristrutturazione? Cosa fare e cosa non fare? Ma diciamo che la prima cosa che diciamo noi come architetti ci troviamo di fronte è sempre questa idea che ha il cliente. Noi consigliamo sempre ai clienti di affidarsi a un architetto, quantomeno perché la nostra figura viene vista come delle persone che riescono a realizzare il sogno di un committente, il sogno che una persona ha sia di realizzare un negozio, sia di ridistribuire una propria casa. Quindi l'idea, il consiglio è quello di affidarsi a un tecnico per poter trasferire questa idea nella realtà. Bene, quindi è sicuramente importante avere un'idea di base, ma per tutto quello che riguarda invece i consigli, continuate a seguirci perché nelle prossime settimane di consigli ne avremo da darvene davvero tanti. Io ringrazio i nostri ospiti di essere stati con noi e vi do appuntamento alla prossima settimana sempre con Work in Progress. Non mancate! Programma offerto da Ceramiche Appia Nuova.